Pronti? Ci siamo? Ciao Roberto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno e buon 25 aprile a te. Ciao caro. Altrettanto, altrettanto. Allora. Anche in queste, anche quindi, in queste condizioni di, sembra è una cosa assurda veramente. Dici che è così assurda? No, perché siamo ingabbiati. Mai, quello ormai. È diventata la routine, dai. Infatti ti volevo chiedere, intanto che aspettiamo 5 minuti che facciamo partire alle 4 la diretta, come te la stai passando in questa Ti quarantena? sento un po' basso, ti sento. Mi senti basso? Aspetta Sì. che provo ad alzare un po' il volume. Adesso mi senti? Mi senti meglio adesso? Cioè, se un po' di più, ancora meglio. È al massimo, beh, quindi proverò ad alzare un po' la voce, proverò ad alzare la voce. No, Va bene. dicevo, come te la stai passando la quarantena? Guarda, ho fatto quello che non facevo da anni, nel senso, sai, rimettere a posto l'officina, rimettere in ordine la bottega, ho ritrovato pezzi che non sapevo neanche più di avere. Pezzi storici, reperti archeologici Eh di sì, perché vent'anni fa. continui ad accumulare e quindi. Eh sì, capisco, capisco. No, ma questo è normale, tranquillo che è una patologia che abbiamo tutti questa. Proprio non c'è pericolo per questo, quindi. Ma Difatti infatti devo cominciare a quindi. sbrugnare un po' di roba perché non è possibile continuare ad accumulare. Allora, solo di riviste, cataloghi, eccetera, non so. Ne ho un camion. No, però però di rivista cataloghi, ma di bici però no, quelle lì ce le hai bene da parte, quelle lì non si buttano mica. Sì, no, quello no, però cominciare anche a vendere, hai capito il discorso? Fare Perché un po' di non selezione. è possibile, sì. Eh sì, ma questo purtroppo è un mal comune, quindi io non mi lamento perché io sono in appartamento, c'ho poco spazio, quindi. Diciamo che quello che c'è mi serve e poi devo sempre buttare via No, perché no, è ma quello. guarda, è meglio così, è meglio così. Sì, dai, ma infatti credo che in questo periodo in cui siamo tutti stati a casa forzatamente abbiamo comunque trovato modo di fare tutte quelle cose che non facevamo durante la vita prima di questa cosa che scoppiasse, quindi. Credo sia anche normale, no? Sì, Mettere in sì, sì. mano a tutte quelle cose che non facevamo prima. Intanto. Ma sai cosa? Forse bisognerebbe un attimino, non dico farsi prendere un po' troppo dal mercato, tra virgolette, da una parte fai degli acquisti in una buona parte che non ti servono. Sì, certo. E quindi magari abitando in un appartamento, avendo poco spazio, magari compri. E se ti serve, invece di comprare, noleggi al limite. Esatto, sì, è un. Perché poi, allora, devi comprare anche delle cose buone, e devi comprare delle cose che durano, e poi hai mille hobby. Non è facile tenere a bada tutto, ecco. Ah, Specialmente no, è se uno ha chiaro. mille passioni. Esatto, le passioni sono impegnative, occupano del tempo e sono costose di solito, Eh sì, quindi eh sì. bisogna cercare di conciliare i tre fattori, insomma. Concentrarsi. Esatto. Intanto salutiamo la Teresa, Vice che ti saluta, Andrea, Fabio Salutiamo Pandini, tutti. Zaccar, Dromos, esatto, ok, per ora ci siamo tutti. Allora, Roberto, fammi un attimo vedere. Allora, speriamo che la connessione internet tenga botta oggi e che l'audio si senta bene senza interruzioni Guarda, strane. ho spento i miei dispositivi tecnologici. Sei chiuso dentro una camera iperbarica, insomma, non deve uscire niente. Speriamo, dai. Dai, va bene. Allora, intanto che iniziamo a fare con la diretta, intanto che iniziamo la diretta, hai voglia di parlarci un po' di te, di chi sei, che cosa fai, che lavoro fai, la tua passione, insomma, di cosa ti occupi, dai, brevemente, per iniziare la diretta. Allora, per mia fortuna sono nato in una famiglia, diciamo, mio padre ha aperto bottega nel 51 Ok. di bici e moto all'epoca.
e fino praticamente a fine anni 70 ha portato avanti questo ragionamento sia di biciclette che di motorini, eccetera. E, primi anni 70 ha cominciato ad affiancare una propria produzione di biciclette. Prima vendeva logicamente bici di altri marchi, eccetera. E dai primi anni 70 ha iniziato a fare bici da corsa, perché anche lui ha sempre avuto la passione, una volta correva anche, ha sempre avuto la passione della bicicletta, e quindi ha cominciato a costruire bici da corsa per lui e gli amici, eccetera. E poi da lì è iniziato tutto quanto il ragionamento. Fine anni 70 ha mollato tutto il resto di quello che era le attività, diciamo, dell'officina, e si è concentrato sul discorso delle bici, ecco. Io praticamente da quando avevo 10-11 anni, le chiavi che scartava lui, mi avevo fatto la mia piccola officina, esatto. Perché con gli amici era un hobby, elaborare le graziella, le pieghevoli, esatto, eccetera, esatto. E lì c'era un lavoro che non finiva più, sfide, esatto. con gli amici, era veramente troppo divertente. E poi avanti con i motorini, eccetera, eccetera. E quindi ho cominciato ad aiutare mio padre, e quando tornavo da scuola mi ha insegnato a fare le ruote, che all'epoca era una cosa che odiavo, perché sai benissimo che è una cosa molto impegnativa, molto, molto precisa, e fai presto a fare degli errori che devi ricominciare da capo, eccetera. Assolutamente. E non era. Però ti dico, adesso, a distanza di tanti anni, è un piacere, è un mio gioco, nel senso, ecco. Papà, lo stesso anche i miei fratelli all'epoca, che poi hanno preso strade diverse. Certo. E quindi da quando avevo 15 anni ho cominciato a lavorare in bottega, ecco. Ok, quindi diciamo che la tua passione l'hai coltivata fin da piccolo, e adesso, unendo tutti i puntini, appunto, capisci che per arrivare dove sei ora hai dovuto passare per di lì, no? Quindi step by step, facendo cose più o meno più specifiche. Ma poi è una cosa che ti viene di natura, nel senso, perché anche all'epoca, quando guardavo le riviste o quando andavo in fiera a Milano, eccetera, eccetera, che vedevo, non so, le biciclette di Colnago o altri personaggi, eccetera, e mi entusiasmavano, cioè mi davano gioia. Questo è il ragionamento, perché poi entri anche in un fattore di arte, un fattore di artigianato, certo. Elevato, non è solo un ragionamento di manualità, è un fattore di creatività, eccetera. E quindi ho sempre invidiato da quel punto di vista lì certi prodotti, eccetera. Cioè, ma ancora adesso, di certi personaggi mi levo il cappello 100 volte, insomma. Sì, beh, dopo è giusto e chiaro che ognuno dopo segue il proprio settore specifico per il quale ha preso quella strada, però c'è da dire che il tuo è proprio un lavoro manuale, di precisione, comunque d'artigianato, quindi tutte le bici che tu realizzi sono realizzate su misura, seguendo quindi quelle che sono le esigenze del cliente finale, sì. Passo passo con lui, quindi parti da un progetto dall'inizio e lo porti a termine, appunto, seguendo appunto delle linee guida. E nello specifico, Roberto, tu che tipologie di biciclette realizzi? Per chi magari non ti conoscesse e ti sta seguendo in questo momento. Ma allora, per mia, diciamo, deformazione, non mi sono mai concentrato su una tipologia di biciclette, nel senso che non è che come certi altri costruttori che sono concentrati solo sul corsa o solo sul mountain bike, eccetera, eccetera. Diciamo che mi piacciono tutte, e vado sempre alla ricerca di fare qualcosa che mi stimoli, da quello che possono essere state le fisse, da quello che possono essere stati i mountain bike a suo tempo quando sono iniziati, le bici da corsa, la bici classica per andare a passeggio, ma sempre con un ragionamento di personalizzazione. Sì. Poi è sempre un ragionamento che faccio con il cliente, perché è il cliente che mi chiede. Per farti un esempio, le 36 non è che le ho inventate io, nel senso, stiamo parlando di ruote di poli. Esatto, è arrivato un cliente, mi ha proposto, ok, mi ha chiesto se gli facevo un telaio
per le ruote da 36 e lì abbiamo iniziato a fare un ragionamento del genere. Poi addirittura lui e un altro mio collega hanno intradato una propria strada commerciale con le 36. Infatti Roberto, intanto salutiamo la Valle, salutiamo Roberto Kicking Donkey, Fabioni Cozzanna, salutati, salutano tutti. Ciao a tutti! E, a proposito dei personaggi. Esatto, dei 36 pollici, delle bici che abbiamo visto, che io ho visto personalmente anche al Cosmo Bike a Verona quest'anno, sì, e ci sono poi gli stili di persona. L'utilizzo, diciamo, specifico per quel del tipo di cerchio da 36, quale può essere secondo te? Quindi, che studio c'è dietro per realizzare una bici con quel diametro di ruote? Allora, lì secondo me c'è mercato, nel senso che può essere un'ulteriore fetta di mercato per gente logicamente grande alta. Gente alta, insomma, okay, che ha bisogno anche di una struttura più idonea come misure. Ma poi, okay, se facciamo un ragionamento anche di spostamenti di lunga gettata, una volta che hai messo in moto una ruota a 36 hai una scorrevolezza che è eccezionale, quindi potrebbe anche essere che per un ragionamento, come ti dico, di lunga gettata potrebbe avere anche un suo senso. Purtroppo adesso con i materiali che abbiamo, con i componenti che abbiamo, non possiamo andare oltre a un certo tipo di ragionamento, perché adesso hanno fatto le ruote con cerchio in carbonio, quindi per le ruote non c'è nessun problema, siamo a posto con i telai, siamo a posto con le forcine in carbonio. L'unica cosa che non riusciamo ad avere, e speriamo che in futuro qualcuno ci venga incontro, non riusciamo ad avere delle coperture adeguate, cioè leggere e con diametri di un certo tipo, ecco, anche per avere un 36x40, no, ecco, dicevo, un 36x40 potrebbe essere magari tubeless, potrebbe essere, sì, molto interessante per fare una gravel un di lunga gettata, ecco. No, vedremo se in futuro qualcuno ci crede e investe, ecco. Esatto, si vedrà col tempo, esatto, ma mi pare appunto che con delle gomme di quel tipo lì siano anche pochi produttori che le realizzano, giusto? Appunto perché non è così commerciale. Ci sono due aziende, ma sono coperture che vengono usate per il monociclo, cose, okay, che non hanno niente a che fare con il discorso delle bici, ecco. Ok, quindi esatto, un altro capitolo ancora. No, ricordiamo appunto per quelli che si fossero collegati adesso, stiamo parlando di Roberto, di mountain bike realizzate con dei cerchi da 36. Solitamente i cerchi, ricordiamolo, sono da 27,5 negli ultimi anni e 29 principalmente, che sono le due misure che stanno andando per la maggiore. E da un po' di tempo, insomma, una fetta di mercato molto ristretta, si stanno realizzando, ciao Dario, dei cerchi da 36, quindi immaginatevi ancora più grandi, ancora più ingombranti. Sì, possiamo anche parlare di bici in generale, nel senso, non proprio un ragionamento di mountain bike, cioè, okay, quello che può essere una nuova tipologia di mezzo di trasporto, ecco, questo, okay, è okay, il ragionamento. Ok. Quindi diciamo che non va solo da mountain bike, questo discorso è 36 pollici, ma si sposta anche a altre tipologie di bici. Quindi ma sì, perché poi ho visto degli americani che hanno fatto dei cruiser, si può fare anche un tandem, non è un problema. Come, sì, ti dico, quando avremo tutti i componenti adeguati possiamo sbizzarrirci, ma è un po' la storia, sai benissimo anche tu, insomma, addirittura il 27,5 era nato negli Stati Uniti da pazienti che ha investito nei cerchi, eccetera, eccetera, era una piccolissima fettina di mercato che poi hanno preso in mano le grandi aziende, ma è nato da artigiani americani, 27,5, come anche il 29 con Gary Fisher, eccetera. Purtroppo dobbiamo dire che alla fine gli artigiani, a mio avviso, inventano, creano, costruiscono, ma poi il mercato è in mano alle multinazionali, nel senso, a chi veramente comanda, perché se io domani chiedo a RockShox una forcella per ruota da 36, non me la fanno. Se la chiede una Trek, una Giant, eccetera, magari gli mettono in moto una produzione specifica. Sì, quindi diciamo che chi fa il mercato, le leggi di mercato, sono i grandi marchi, le grandi cause di bici, no?
che detengono quindi il mercato. È chiaro, quindi l'artigiano è penalizzato se vorrebbe fare qualcosa di un po' più innovativo, un po' più particolare, ma forse anche il suo bello, nel senso che comunque stare dietro a quello che è il mercato a livello delle grandi distribuzioni è un po' difficile, no? Anche per voi che magari fate un Sì, prodotto. no, no, non è il nostro assolutamente. Guarda, io ormai da anni e anni non corro dietro al mercato perché non è possibile, cioè, ma questo in tutti i settori io penso che non è possibile correre dietro al mercato perché il mercato è anche assurdo se vogliamo, perché ti impongono di prendere delle cose, vedi il SUV, vedi l'abbigliamento, vedi altre, cioè in tutti i settori. Ti fanno comprare cose che in realtà magari non servono neanche o sono addirittura assurde. Sì, ci sono delle regole che comunque non sono Sono delle motivate. regole di mercato, è tutto lì. Esatto, Quindi date da loro. poi devi Esatto. pensare anche che le grandi aziende devono per forza di cose avere sempre più margine perché la macchina costa. E basta che tu pensi solo alle sponsorizzazioni, eccetera, eccetera, e quindi devono continuamente far cambiare completamente il prodotto anche se non è obsoleto. Perché ti dico, una mountain bike, ti faccio un esempio sciocco: un mountain bike in titanio degli anni 90 montato XTR non è assolutamente una bici da buttare. Ah, sì. Cioè. Anzi, materiale ottimo, allestimento buono. Infatti Roberto della Kicking Donkey dice una bici artigianale, però è senza tempo, quindi non ha un tempo, ecco, non ha una scadenza come magari può Io, essere una bici guarda, io che consiglio compra da sempre a tutti catalogo. i clienti di non vendere mai le bici prima di tutto e di affiancare, se hanno la possibilità e lo spazio, di affiancare in garage varie tipologie di biciclette. Perché ogni bicicletta ti dà un certo tipo di appagamento, un certo tipo di sensazione e quindi non ha tempo, questo è il ragionamento. Chiedono, ma quando si costruisce una bici, quali certificazioni devi rispettare? Bella domanda questa. Allora, le certificazioni, ci sono delle certificazioni europee che vengono in base al materiale che vai ad usare. Poi nel discorso delle misure, eccetera, non è che abbiamo dei vincoli prefissati, usiamo dei materiali che sono certificati. Ok, quindi diciamo che ci sono delle regole europee da rispettare che cambiano a seconda poi del tipo di materiale che vai a utilizzare costruendo Esatto, il tuo esatto. telaio. Ok. Tanto ti saluta Robby Adami. Buona giornata. Presto pedalerete. Esatto, teniamo botta ragazzi perché qua non ci rimane. Ti saluta anche Michelangelo Pacifico, dai, e dice. Ecco, anche Allora. lui dovresti intervistare. Adesso ci mettiamo in collegamento io e Che è uno Michelangelo. dei grandi personaggi. Volentieri, volentieri. Grazie per la dritta, allora intanto. Roberto, senti, allora, parlando appunto di mercato, eccetera, hai voglia di parlare un po' quali sono state le tue impressioni con la Fiera di Verona quest'anno, visto che poi ci siamo visti lì un po' di sfuggita e che tipologia di interesse da parte della gente hai visto predominante? Delle Allora, bici. ti dico, per mia fortuna, io ogni volta che mi presento in fiera. Penso non solo per me, nel senso, però vedo che ormai da sempre c'è un interesse grandissimo per quanto riguarda le bici da viaggio, per quanto riguarda il cicloturismo, per quanto riguarda le randonneur, eccetera. E poi sarà perché magari io ho sempre tenuto fede, tra virgolette, a quello che può essere l'acciaio, a quello che può essere il ragionamento del su misura, eccetera, eccetera. Io esco dalle fiere sempre molto, molto soddisfatto. Molto Dall'altra motivato. parte, tutti quanti si lamentano perché le fiere sono piccole, perché non sono i grandi, perché manca questo, perché manca l'altro. Poi, alla fine, secondo me, sono delle polemiche un po'. Che non mi piacciono tanto, ecco, perché se io vado a una fiera, vado per vedere delle cose che non conosco, prima di tutto, magari scoprire qualche artigiano, ma vedo anche quando io ho passione anche di custom, quando vado alla Fiera Verona dei Custom e trovo qualche artigiano, qualche costruttore, customizer, eccetera, mi entusiasmo, insomma, è inutile, anche se porta una moto.
Certo, no, beh, ma sai, dopo entriamo in un discorso di un po' personale, un po' soggettivo, perché anch'io ho visto che non sono un gran frequentatore di fiere, ma comunque sono un cicloturista, mi piace la bici in generale, sotto tutti gli aspetti, e sono venuto volentieri a Verona comunque a fare un giro, anche perché avevo un amico che esponeva le proprie borse a bikepacking lì a Verona, in fiera, e mi sono fatto un giro e devo dire che comunque è sempre una cosa interessante, insomma, prendere spunti un po' da tutti quelli che sono gli aspetti, no, Sì, delle ma varie tipologie guarda, ti di bici, dico, ce n'è qualcosa di quando nuovo lì. sento, ecco, quando sento qualcuno che diciamo, non è soddisfatto, tra virgolette, vabbè, dopo Certo. ognuno ha i propri criteri, eccetera. Io sono andato tantissimi anni, ok, a Friedrichshafen, e ti dico che i primi anni mi piaceva molto. Ed era una cosa molto interessante, anche perché magari era proprio nel boom, inizio anni 90 del mountain bike, quindi vedevi un sacco di novità, eccetera, eccetera. Veramente 8, 9, 10 padiglioni, cioè, ma neanche dopo una settimana tu riesci a vedere tutto. Quindi non so quanto a un privato, tra virgolette, o uno che non è di settore, quanto può essere interessante una fiera così mostruosa, hai capito il discorso? Cioè, cosa fai? Certo, Vai certo, 5 giorni certo. per vedere una fiera? Allora, se dovessimo piano piano riuscire a fare una fiera di 3-4 capannoni, vedi, la fiera di Verona, nel senso di avere 3-4 capannoni, è già molto interessante come spazio e come offerta. Però, come ti dico, preferisco una offerta che sia particolare, che non di ditte grandi, perché alla fine, cioè, se tu guardi tutto il catalogo Trek, alla fine cosa ti rimane, nel senso? C'è tanta offerta, c'è tantissima offerta e tantissima Sì. evoluzione che diventa già vecchio l'anno prima, c'è No, tanta poi roba, ecco. logico, sì, ci sarà anche l'appassionato trek, ci sarà l'appassionato spezza e tutto quanto, però ormai quei marchi lì le vedi un po' tra internet, varie riviste, eccetera, eccetera, non aspetti la fiera per vedere le cose, ecco. No, ma è Magari chiaro, sì. ma infatti Roberto, penso che, come dice anche Kikindon, anche Roberto, Robby dice che comunque sì, è vero, ci sono i grandi espositori, specie lo Trek alle fiere, ma trova molto più interessante la realtà dei piccoli artigiani che propongono le loro cose, insomma, un po' particolari, e comunque sono delle realtà che credo vadano anche Sì, valorizzate, no? ma se guardi anche negli Stati Uniti, ok, se Otter o NABS, che sono le due manifestazioni, secondo me, più interessanti di tutto il panorama americano, hanno fatto, non dico che hanno fatto morire le altre, ma le altre non ci sono più. Certo, ma anche perché penso che quelle fiere, che sono sempre nel merito, ti chiedono comunque delle cifre per esporre No, certi giorni non. notevoli di una certa importanza, quindi logicamente l'azienda deve riuscire a sopperire quella spesa, e se sei una realtà medio-piccola fai fatica, logicamente, perché hai comunque delle altre priorità in questo senso. Quindi sì, il Sì, discorso lo fa. sicuramente, sicuramente, ma se qualcuno non la conosce può andarsi a vedere dei report fotografici del NABS dell'anno scorso. Lì veramente c'è da perdere la testa, perché vedi delle cose, dei lavori che sono straordinari. Allora, secondo me, se a mio avviso è, se uno ha la passione, lì veramente torni a casa con un appagamento che è eccezionale. Ma è Sì. come andare a vedere un salone delle auto e vedere lo stand della Fiat. Sì, Cioè, sono due cose completamente diverse, certo. vai al concessionario sotto casa, ti guardi la 500 e buonanotte. Ma se vuoi Esatto. vedere una Pagani o vuoi vedere un costruttore, non so, americano, particolare, eccetera, eccetera, devi andare in un altro contesto. Certo. Intanto ti saluta Dino. Allora, Roberto, intanto Dicevo. ricordiamo a quelli che ci stanno ascoltando che se vogliono fare delle domande sono i benvenuti, curiosità, domande, quello che volete. Te ne faccio una io, intanto che aspettiamo. La scelta del materiale del telaio della bici, quanto influisce in base all'utilizzo specifico
che devi fare con la tua bici? Allora, ogni materiale, secondo me, ha delle priorità su un certo tipo di uso. Cioè, la bici da cronometro, o la bici da viaggio, o una city bike, eccetera, eccetera, hanno dei materiali più consoni, e poi ci sono sempre dei ragionamenti commerciali. Perché se tu devi fare una city bike da 500 euro, devi usare un materiale che costa niente, un alluminio cinese, e buonanotte su motori. Ecco, se invece andiamo nello specifico, se vuoi costruire un mezzo che abbia un certo tipo di caratteristiche meccaniche, un certo tipo di aerodinamica, peso specifico, funzionalità, rigidità torsionale, eccetera, eccetera, ci sono dei parametri da andare a vedere a seconda delle tubazioni. Ok, ok. E per tua esperienza, visto che mi pare di aver capito che tu realizzi tante biciclette per persone che fanno viaggi in bici, quindi cicloturismo, tra cui appunto anche Dino qua, che tipologia di materiale utilizzi per la maggiore nella realizzazione delle tue biciclette? Allora, lì parliamo di acciaio, però adesso non è un acciaio commerciale, tra virgolette. Allora, quello che trovi normalmente sul mercato, perché produzione Taiwan, è di solito un cromoli, che è buonissimo come materiale, che è un 4130, eccetera, e che ha un ragionamento buono di caratteristiche meccaniche. Però, dall'altra parte, a parte il discorso della standardizzazione di misure, geometrie, eccetera, eccetera, paga un po' il discorso del peso. Noi abbiamo sempre avuto la fissa di quello che può essere il discorso del peso, eccetera, eccetera, e quindi dagli anni 70 ho fatto sempre un ragionamento con Columbus e altre aziende per avere tubazioni sempre più performanti, sempre più leggere, sempre più resistenti, e che dessero l'affidabilità anche. Quindi io uso due serie di tubi che mi faccio fare da Columbus con un certo tipo di ragionamento di diametri, spessori, eccetera, eccetera. E per me peso, caratteristiche meccaniche, durata, saldabilità, eccetera, sono le migliori che ci sono sul mercato. Poi ci sono degli estremi, perché possiamo fare una bici da viaggio anche in titanio o anche in carbonio, però è logico che dipende da uno che viaggi fa, quanto vuole spendere e cosa vuole ottenere, perché se uno vuole ottenere il massimo della leggerezza, avere un ragionamento sempre di personalizzazione, eccetera, allora puoi andare anche su certi materiali con, tra virgolette, un po' dei rischi, però. Certo, perché... cioè, è chiaro che non c'è il materiale che va bene a fare tutto e chi dà il top delle prestazioni a fare tutte le esperienze, no? Sì, tu puoi fare anche un telaio in titanio, poi se domani mattina, allora finché sei in Europa, magari ancora va bene tutto, non hai grossi problemi, però se fuori dall'Europa o nel senso fuori da paesi occidentali hai qualche problema col titanio, resti a piedi, insomma, se rompi il telaio o hai qualche problematica in questo senso. Com'è lo stesso discorso del carbonio, magari nel trasporto, eccetera, eccetera. Poi, come ti ripeto, dipende sempre, è una scelta personale. Dall'altra parte, se devo blindarmi io per primo, perché non voglio avere assolutamente problemi, e se non ho problemi io, non ha problemi neanche il cliente. Facciamo un ragionamento con, come ti dico, materiali che ormai abbiamo esperienza da 20 anni in questa parte, e finora faccio le corna. Per mia fortuna non ho mai avuto un telaio rotto. Ok, no, diceva ad esempio Fabio che diceva che lui ha una Terranova da 15 anni, non ha mai avuto nessun problema di viaggio, che è un ottimo acciaio. Sì, sì, come ti dico, per forza di cose io devo salvaguardarmi prima del cliente, quindi ho tutto l'interesse che il prodotto funzioni come si deve, perché alla fine a mio vantaggio, nel senso, non guardo il ragionamento di quello che può essere il costo, eccetera. Non ho un'azienda da fare numeri e quindi andare a limare su varie cose per ottenere il prezzo. Cioè, io devo ottenere il prodotto. Questa è la cosa fondamentale. Il resto lo si fa con i clienti, in modo che tutto quadri perfettamente, insomma. Certo, certo. No, infatti...
La cosa che ho capito anch'io negli anni con i viaggi e queste cose qua, che comunque quando uno ti chiede che tipologia di bici posso acquistare, eccetera, perché magari è indeciso tra mille modelli, insomma, quant gravel, mountain bike e quant'altro, mi piace sempre chiedergli che tipo di esperienza vuoi fare, cioè dove ti immagini appunto con la tua bici, no? Perché questo fa tanto, perché ci sono bici appunto predisposte per fare determinate cose e altre bici per farne altre. Poi è chiaro che l'esperienza ci viene incontro e accorce le distanze, però insomma, per chi comincia credo che sia importante farsi un attimo una bella cultura di quello che c'è in giro e soprattutto capire che cosa vuole farci, che tipo di utilizzo vuoi farci con quella bici lì. Ecco. La partenza la farei da un'altra parte, nel senso, prima di guardare in giro, guardarsi dentro. Sì. Perché uno deve veramente... consigliandosi, magari ragionando, eccetera, eccetera, riuscire a capire di cosa ha bisogno. Perché se no, alla fine, ma siamo tutti quanti uguali, nel senso, andiamo a comprare qualcosa perché ci piace il colore, perché ci piace certo, la grafica, certo. Perché ci piace, che poi magari non ci va neanche bene, ma può essere una camicia, può essere mille tipologie sì, di tipico. Allora, in generale, certo, certo. Appunto, quando un cliente viene da me, si fa un ragionamento prima di tutto di quello che vuole o vuole ottenere. Allora, chiedo, che gomme userai? Dove vuoi andare? Cioè, questo è alla base, nel senso, cioè fare una serie di domande, certo. Per capire le esigenze del cliente. Da lì certo. Comincia a comporre tutto quanto il puzzle e andando a sfruttare le migliori soluzioni per ottenere l'effetto finale. Lì ti si apre un mondo, perché ci sono tante le variabili, tante le varianti, ed è anche vero comunque che una bici, secondo me, una volta che l'acquisti, comunque deve essere una parte di te che comunque ti deve durare del tempo, perché poi soprattutto se tu utilizzi la bici a fare viaggi, credo che sia importante che questa bici comunque risuoni con quelle che sono le tue caratteristiche di persona, del tipo di viaggio che fai, eccetera. Quindi è proprio deve essere un legame anche, no, con la propria bicicletta. Ragionare sempre a lunga gettata, perché non solo, cioè io dico sempre la compri una volta nella vita. Se tu ragioni a lunga gettata, può essere che adesso la usi per andare in ufficio e va benissimo, però magari tra un anno sei in Patagonia con il Dino. Sì, certo, e certo. Questo infatti... è il ragionamento. Oppure la predisposizione per un domani di cambiare una serie di componenti e magari parti su un ragionamento trekking e la porti verso un gravel o la porti verso un mountain bike. Quindi avere più variabilità di gestione del prodotto. Che come ripeto, quando tu fai una scelta buona di componenti, poi con delle piccole variazioni, a seconda del momento, a seconda della compagnia, a seconda del tuo modo di vita, ok, la adegui. Non devi cambiare completamente. Perché no, poi, infatti, certo. Ecco, gli estremismi ci sono, perché se ti faccio una bici da crono, ok, di ultima generazione, è logico che tu farai solo crono e stop, chiuso. Assolutamente, infatti sì, certo. Quindi bisogna già avere un po' le idee chiare su quello che si vuole andare a fare, diciamo. Quindi sì. È importante quello. Che poi, come ti dico, l'investimento che fai è un investimento veramente eccezionale, perché non è una bici da usare sempre, in qualsiasi situazione. Seguendo un certo tipo di parametro, ok, quindi i vari obiettivi, se tu... Guarda, ti faccio vedere un attimo. Guarda, avevo fatto un prospetto giusto per far capire, ma magari farò più lo farò fatto meglio e magari te lo girerò. Però quando parliamo di telaio, ok, poi ci sono i vari obiettivi che deve ottenere il telaio. Quindi c'è la fluidità, quindi la scorrevolezza, la fluidità proprio di marcia. C'è la robustezza,
c'è il comfort, c'è il peso, c'è il costo e c'è la durata. Quindi questi sono tutti gli aspetti che gli obiettivi che deve avere un telaio. Ottenere questi obiettivi ci sono dei passaggi, cioè se voglio la fluidità e la scorrevolezza devo studiare un certo tipo di geometrie. Sì. Se voglio ottenere la robustezza devo usare un certo tipo di materiale, un certo tipo di spessore, un certo tipo di saldatura, un certo tipo di geometria, eccetera. Per il comfort, stesso ragionamento, devo avere un certo tipo di materiale, un certo tipo di geometria, un certo tipo di misure, perché se uno ha le stesse tue misure ma è 20 kg in più, sicuramente ha bisogno di uno sterzo magari 2 cm più alto, ha bisogno di una struttura più robusta, ha bisogno di un'impostazione diversa. Mi senti? Stesso ragionamento, il peso, anche qua, è il materiale che vai a usare e le rifiniture. Il costo, anche questo è legato ai materiali. Adesso okay. Ti sento. Sì. Ecco, la durata, anche qua siamo legati al materiale, a manifattura, spessori, geometrie. Queste okay, sono quindi le cose fondamentali. Questo è il fondamento della bicicletta. Ok, quindi questi qua sono tutti gli aspetti, i punti su cui tu ti vai appunto a basare per realizzare il telaio su misura per la persona. E che devo spiegare al cliente. Certo, certo. Sì, certo, certo. Se tu compri una bici, diciamo, prefatta, una bici industriale, è logico che sicuramente non puoi avere tutti questi punti di arrivo. Certo, Magari certo. Su 5 punti ne avrai 2 che sono consoni alle tue esigenze e gli altri non ci sono. Devi adeguarti certo. al prodotto. Sì. Beh, ecco. Si parla anche di un prodotto a livello industriale, quindi su larga scala, quindi non è un prodotto sì. Poi, di nicchia. Sasha, è logico che se uno mi dice, guarda, io ho un budget di 1000 euro, è logico che deve adeguarsi al prodotto. Certo, Perché qua certo. parliamo di prodotti che vanno bene o male dai 2000 euro in su. Sì. Beh, certo, ci sta, ci sta. Per avere un adeguato ragionamento globale, perché poi dobbiamo metterci anche tutta la componentistica e anche la componentistica deve avere gli stessi obiettivi. La stessa Non cambia? caratteristica, certo. E beh, per forza di cose, perché se faccio un telaio che dura una vita e poi ti monto 4 pezzi di meccanica, ok, che a 5.000 km sono da buttare, cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto niente? Certo. No, Non ha sicuramente senso. deve tutto andare di pari passo, quindi Eh terreno sì, buono e componentistica buona, se no non ha mica senso investire quei soldi con cifre del genere. perché anche il discorso delle ruote, come ti dicevo prima, il fattore di fare le ruote a mano. Allora, quando tu scegli dei mozzi, ok, che siano scorrevoli, fatti bene, che sia Shimano, che sia mille altre marche, una buona raggiatura. Ruote montate a mano con un certo tipo di criterio, cerchi anche questi, ok, garantiti, eccetera. Basta. Cioè, io ho clienti che hanno riportato ruote con 15.000 km, ok, mi sono stupito che non avevano problemi, insomma, e No, ancora ma girano. Roby, infatti, tra l'altro, ho fatto la diretta la settimana scorsa con un mio amico Marco BC05 qua di Novi di Modena, che lui appunto aveva fatto la diretta sulle ruote. E appunto lui realizza, fa sia vendita di mountain bike enduro, ma realizza anche ruote, quindi per il cliente su misura. Abbiamo fatto tutta una diretta sulle ruote, mozzi, raggi, cerchi, insomma, anche lì c'è Voilà, un mondo. un meccanico che sa fare le ruote è un meccanico da togliersi il cappello.
No, lui è molto bravo, posso confermarlo che lui per me è più bravo che Cenzone, quindi non lo dico perché... un cliente che ha un meccanico del genere deve per forza essere soddisfatto. No, beh certo, cioè, lì si vede la professionalità, quindi capisco di cosa parli. E senti, invece, per quanto riguarda la tipologia di bici che sei riuscito a vendere di più, proprio come tipologia di bicicletta che ti chiedono, qual è? Ma diciamo che il Terranova è un po' il cavallo di battaglia come tipologia. Ok. Okay. Che è, diciamo che è quello che è nato per primo e che lo sto portando avanti con varie elaborazioni di piccoli cambiamenti anno per anno di miglioramenti. Poi c'è il fratello Caprice, ma qua apriamo anche sempre tutto un ragionamento su altre tipologie di bici, sempre a seconda delle esigenze, perché se tu mi vuoi usare, per dirti, una copertura plus, una copertura fat, devo deviare su un'altra tipologia di bici, che è sempre una bici da viaggio, però ha un'altra impostazione, ha un'altra predisposizione. Sì. Quindi diciamo che tutte le bici sono da viaggio, tra virgolette, perché se tu vai a vedere nel mio sito il Machete o come può essere, come ti dico, il Caprice e tante altre tipologie di bici sono sempre da viaggio, anche quelle, però dipende dal viaggio. Se uno fa solamente asfalto può andare benissimo anche un classico telaio con le congiunzioni, ok? Quindi dicevamo che comunque se uno deve fare solo asfalto comunque non ha bisogno di cose particolari, ma può fare direttamente con dei telai anche abbastanza standard, no? Sì, lì vedi, allora la scelta della tipologia di gomme che devi montare, quello è la cosa un po' fondamentale, la scelta del fondo che devi affrontare, poi è logico che è anche quello che ti piace, perché c'è quello che vuole il classico telaio, c'è quello che gli piace più un'impostazione corsaiola, vedi le gravel, c'è quello che ha magari già... una serie di bici mountain bike che vuole mantenere bene o male la stessa posizione. Quindi in realtà le bici da viaggio sono di vario genere, a seconda di ognuno di noi. Sì. Di come viaggia, di come strutturalmente parlando, di dove va, e cosa vuole spendere, eccetera. Sì. Esatto, per le dirette serve campo. Esatto, uno dice, Michele dice che per le dirette serve portate, più campo. Portate pazienza. Guarda, e sai una cosa fondamentale dire. Poi alla fine di tutto questo ragionamento, che sì. Una volta ottenuto tutto quello che abbiamo detto, bisogna anche, fondamentale per una bici da viaggio, che sia facile e semplice da fare la manutenzione. O che addirittura non abbia bisogno di tanta manutenzione. Beh, e per far sì che non abbia bisogno di tanta manutenzione, che... è sempre una scelta del materiale che vai a usare. Sì, mi senti? Mi senti? Sì, ti sento. Ecco. Facciamo un esempio di una serie sterzo. Se tu monti una serie sterzo con dei cuscinetti, okay, di un certo livello, eccetera, la smonti dopo 5 anni, la smonti giusto per vedere come sono i cuscinetti, per dirti. Ma lo stesso i mozzi di Shimano XT finora non ci hanno dato assolutamente problemi. È logico che dopo un tot di chilometri magari li smonti, fai un'ingrassatura. È sempre una questione di quanto vai a investire. Se monti dei mostri Chris King, è logico che non ci metti più le mani. Sì. Però spendi 600 euro di ruote. Sì. No, ma è chiaro che la qualità la paghi e poi dipende anche il tipo di utilizzo che ne fai e quanto riesci a stressare questi... Poi anche la semplicità comunque, perché se monti un V-brake dell'XT non costa delle grandi cifre e ha delle buonissime prestazioni.